Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. Milano in fermento per la settimana della moda appena conclusa. Nel capoluogo lombardo si sono presentate le collezioni primavera-estate 2020 dei migliori stilisti e delle giovani scoperte. Quest'anno al centro della nona edizione della Milano Fashion Week ci sono state la sostenibilità e il futuro dell'artigianalità. Scopriamo qualcosa di più. Ehi. Sono partito un po' da certe immagini di certi film degli anni, inizio anni 80, che parlavano di noir, quindi da Brian De Palma, comunque Dressed to Kill è il film che mi ha ispirato di più. Sono partito da un'ispirazione di Trench, che è un capo tipicamente maschile, per rendere tutto molto molto femminile e dare una sexiness molto forte al tutto. E sempre nel cuore di Milano è comparsa in questi giorni una Fiat 500 d'epoca schiantata, con accanto due vigili urbani a isolare la scena dell'incidente dando informazioni a passanti e curiosi. E spiegando che si tratta dell'ultimo veicolo rimasto abbandonato per anni all'interno del garage Traversi e portato fuori dal cantiere durante i lavori in corso che daranno nuova luce all'edificio. Una trovata pubblicitaria, insomma, un'installazione temporanea per annunciare l'inizio dei lavori di ristrutturazione dello storico garage in pieno centro. Il palazzo, opera dell'architetto Giuseppe De Min, è chiuso da 15 anni e tra un anno diventerà un polo commerciale. Occupiamoci ora di libri con Impossibile, il nuovo romanzo di Harry De Luca appena uscito per Feltrinelli e con cui lo scrittore è stato protagonista del giorno d'apertura del Festival Letteratura di Mantova. La storia è quella di due uomini, un pentito e un ex compagno di lotta in gioventù, che si incontrano a decenni dalla fine della loro amicizia su un sentiero selvaggio di montagna. Il pentito finisce in un precipizio e muore. Difficile credere che si tratti di un incidente per il giovane magistrato che nel libro ricostruisce la vicenda. Tra riflessioni sui pentiti, che sono dei traditori, sul comunismo e citazioni letterarie da Pasolini a Sciascia e il caso Moro, De Luca ci presenta un nuovo spaccato di storia italiana. E dalla rubrica letteraria passiamo a quella cinematografica con il sequel del grande successo del film It capitolo 2, sempre firmato da Andy Muschietti. L'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Il pagliaccio più spaventoso della storia del cinema torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine. Il secondo capitolo riunisce gli stessi personaggi del primo divenuti adulti. Vediamo il trailer del film, la cui visione è vietata ai minori di 18 anni. Sì? Cosa desidera? Io abitavo qui. Si accomodi. È il meno che posso fare. È come se la ricordava. Più pulita. Beh, dia un'occhiata, faccia un giro. Intanto accendo il bollitore. Brace d'inverno. I capelli tuoi. Dove il mio cuore brucia. Ecco il tè. Grazie. E un po' di musica? Sa, mi dispiace moltissimo, ma in questo periodo dell'anno qui fa veramente caldo. Sto bene. Si ha sempre la sensazione di stare per morire. Lo sa cosa dicono a proposito di Derry? Che chi muore in questo posto è come se non morisse in realtà. Ma com'è ritornare qui a Derry, le va di dirmelo? Bello, ma strano. Strano? Oh cielo!
Avevo messo dei biscotti in forno prima che arrivasse. Mi aspetti qui? Non voglio disturbare, è meglio... No, insisto. Che belle queste foto, signora Kersh, la sua famiglia? Quando mio padre venne in questo paese aveva in tasca solo $14. Che lavoro faceva, signora Kersh? Mio padre lavorava nel circo. Io sono sempre stata la bambina di papà. Lo era anche lei? Sei ancora la sua bambina, Beverly? Lo sei? La riunione del Club dei Perdenti è ufficialmente aperta. Ce la faremo se resteremo uniti. Salve. Parliamo ora di eccellenze italiane. L'export è uno dei motori trainanti dell'economia italiana con i suoi 463 miliardi complessivi registrati nel 2018. Ci sono grandi margini di crescita, soprattutto nel settore food, le cui esportazioni sono cresciute del 70% in 10 anni e che vedono l'Italia come sesto paese su scala globale e nel settore della moda che pesa per il 14% sul totale delle esportazioni e nel quale l'Italia è il secondo paese al mondo per proiezione all'estero, subito dopo la Cina. Tutti gli approfondimenti nel servizio di ADN Kronos. Il primo think tank dedicato ad analisi, confronti e proposte per lo sviluppo dell'export made in Italy è l'Italian Export Forum, che si terrà il 14 e il 15 giugno a Piano di Sorrento con Sace Simest in qualità di main partner tecnico. La novità di questo evento è che è un evento, diciamo, generato dalle imprese che ha l'obiettivo di essere, diciamo, un momento di scambio di opinioni, di impressioni, di esperienze e di costituire un vero e proprio, diciamo, think tank per cercare di mettere in campo iniziative che possano permettere all'export italiano di realizzare interamente il proprio potenziale. Sace Simest esiste per supportare l'export, quindi esiste anche per ascoltare le imprese e per cercare quindi di aiutarli nel mettere in campo queste iniziative che possono permettere all'export italiano di andare non solo bene come sta andando adesso, ma benissimo come sicuramente è nelle proprie potenzialità. L'export italiano sta andando bene, se voi guardate, diciamo, i numeri del 2018 e anche i primi numeri del 2012 sono numeri comunque sia positivi, specie in un contesto che non è semplicissimo come il contesto internazionale attuale. I numeri, diciamo, del primo trimestre parla di una crescita del 3,2% con un'indicazione molto positiva legata al fatto che la maggior parte della crescita viene dai paesi extraeuropei, che è una cosa importante perché, diciamo, una delle nostre, fra virgolette, debolezze o forse meglio potenzialità è il fatto che buona parte del nostro export era concentrato sull'Unione Europea e non eravamo invece sufficientemente presenti su altre geografie che hanno invece tassi di crescita più importanti. Quindi è un quadro complessivo positivo che dimostra in qualche modo la resilienza dell'export italiano. Esportiamo cose importanti, prodotti importanti, fatti bene, a un prezzo giusto, con alto contenuto tecnologico, che non sono quindi immediatamente sostituibili. L'export costituisce un settore strategico per l'economia italiana. Parola di Lorenzo Zurino, presidente dell'Italian Export Forum. Qualche mese fa nasce insieme a un gruppo di professionisti il Forum Italiano dell'Export, il primo Forum Italiano dell'Export. Nasce chiaramente da un'esigenza, se vogliamo, anche personale. Io mi occupo di export da 11 anni, la mia famiglia da 104, e ci occupiamo di export di food italiano negli Stati Uniti. Ho il piacere e l'onore di poter presentare questo progetto al gruppo Cassa Depositi e Prestiti, nello specifico a Sace, che sposa l'iniziativa tra i nostri primi partner e man mano chiaramente iniziamo a parlarne tra validi professionisti come Edelman, come Deloitte, e l'evento chiaramente si ingrandisce, anche perché in Italia era assente un forum per le imprese
e nato dalle imprese, che nello specifico si occupasse delle leve che consentono l'export del Made in Italy negli Stati Uniti o nel mondo. In questo caso partiamo da dei dati, fonte Mise, 448 miliardi di euro è il valore del Made in Italy nel mondo e sulla base di questo chiaramente noi decliniamo la nascita del Forum Italiano dell'Export. E se parliamo di eccellenze italiane non possiamo non citare le nostre aziende vitivinicole. Qualità e sostenibilità vanno sempre più a braccetto nel mondo del vino, grazie all'attività di ricerca svolta dai produttori. Vediamo. Conciliare cambiamento climatico ed esigenze di mercato, qualità e sostenibilità, senza perdere d'occhio il terroir e le sue caratteristiche. Un obiettivo ambizioso per i produttori di vino, che sempre più numerosi da nord a sud, aprono le porte delle loro cantine alla ricerca. Una sfida importante che porta la sostenibilità al centro del lavoro del vignaiolo. È un percorso che abbiamo iniziato una decina di anni fa. Ha rivoluzionato un po' tutto il nostro modo di gestire, non solo la vigna ma anche tutto il resto. C'è molta più attenzione agli sprechi, molta più curiosità verso tutte le pratiche utilizzate o adottate in vigna. Abbiamo alcuni vigneti sperimentali in gestione in biodinamica, altri in biologico, altri in convenzionale. Proviamo a prendere da ognuna di queste pratiche il meglio possibile, ma soprattutto analizzando quelli che sono i residui sul terreno, i residui sulle piante, sui prodotti, nel senso sui vini, e capire esattamente qual è l'impatto anche sul consumatore. Un'altra parola d'ordine per un'azienda vitivinicola è biodiversità. Stiamo facendo un'importante sperimentazione chiamata Biopass, che consiste nel definire quali sono per ogni azienda i metodi preferibili per l'aumento della biodiversità al suolo. Per riassumere, abbiamo praticamente misurato la biodiversità al suolo in uno dei nostri vigneti e stiamo facendo 3 tesi sperimentali ripetute 3 volte, quindi sono 9 ripetizioni. Per 7 anni andremo a misurare gli effetti della tesi aziendale, che è come di solito noi coltiviamo i vigneti, quindi con Sovescio, di una tesi con apporto di sostanza organica, in particolar modo letame, e la terza tesi è quella invece della la tesi non trattata, quindi diciamo che è il testimone. E cerchiamo di capire in questi 7 anni quale sarà, nelle 80 aziende prese in esame, per ogni azienda il modo di coltivare migliore in questi termini. Ma la ricerca in vigna porta anche a nuovi affascinanti scenari, come la creazione di vitigni resistenti. Siamo arrivati al bio, ma non mi sono fermato qua, perché ho detto anche i prodotti che adoperiamo, come il solfato di rame e lo zolfo, sono minerali, però a grandi quantità non va bene, e allora dobbiamo trovare delle alternative. L'alternativa è di fare ricerca su questi vitigni resistenti, che ci sono delle varietà molto interessanti. Noi da quest'anno abbiamo vinificato 3 varietà, il Bronner, il Johanniter e il Monarch, cercare di assaporare, di capire che caratteristiche ha, per poi creare anche un mercato e trovare delle alternative valide, giuste, e perciò stiamo ricercando molto anche su questi vitigni. Dalla vigna al calice, dunque, il cammino della ricerca è ancora lungo. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci.